The Show. Pronto, pronto? Pronto, chi è? Ha chiamato lei, non l'ho chiamata io. E lei che l'ha chiamato, chi è? No. E abbiamo ricevuto entrambi la chiamata. Utilizzando due diversi telefoni abbiamo messo in contatto due perfetti sconosciuti. Grazie alla campagna Chiama The Show, infatti, siamo stati inondati di messaggi con numeri di telefono e punti deboli dei vostri amici e parenti. Adesso li useremo per uno scherzo mai visto e sentito prima. The Show presenta Phone Roulette, le chiamate inconsapevoli. Nonna versus tatuatori. È impossibile sincronizzare le due chiamate. Metti viva voce e poi mettiamo muto entrambi. Pronto? 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 Cazzo, per poco! Riproviamoci. Pronto? Chi è? Sono Simona, chi è? Io sono Giovanni, Simona chi? Simona, mi ha chiamato lei, non l'ho chiamata io. Ma sono arrivate due chiamate però. No, guardi, penso allora mi sia partita la chiamata, perché io non ho chiamato. Signore, ho chiamato io. Vi ho messo... Sì, perché? Per dirci cosa? Eh no, vi ho messo in contatto perché la signora voleva fare un tatuaggio. No, no, io non volevo fare nessun tatuaggio. Signora Maria, non vuole fare un tatuaggio? Ma io non sono Maria. E come si chiama lei? Giovannina Maria, io non ho mai detto di fare un tatuaggio. No, ma infatti sono stato io che l'ho messo in contatto col tatuatore. E che ci devo fare io col tatuatore? Io tengo 72 anni. Ho saputo da parte di Francesco. Francesco chi? Penso che sia suo nipote. Ma sì, pronto, mi sente? Mi sente? Sì, mi dica chi è. Sì, salve, l'ho messo in contatto con la signora Maria perché voleva fare un tatuaggio. Ma io voglio fare Maria, scusa, già cliente dello studio. Maria... Aspetta, la signora Giovannina che è qui al telefono con noi voleva farsi un tatuaggio del nipote che si chiama Francesco. Vi lascio parlare. Pronto, sì, la signora è un po' indecisa sul tatuaggio. Aspetta che non mi risponde. Signora, non c'è verso di convincerla. La sto facendo parlare con lo studio di tattoo. Ok, parlate e decidete se volete fare il nipote sul collo che finisce sotto il seno. Con la portatina di Belen. Franche, fai quello che devi fare. Vedi che cosa devi fare. No. Stai in pace. Vai, Franche. Escort versus single. Stiamo per contattare una professionista dell'amore, ma voglio leggervi l'annuncio. Bella italiana alta, con tette e grandi capelli da ciuccio e gambe lunghe da adorare. Mi piacciono molto i preliminari, coinvolgenti, ti aspetto con simpatia e autoreggenti. In appartamento confortevole, vedrai, starei molto bene a tuo agio con una donna come me. Sesso top, fidati di me. Tutto in rima, ragazzi, tutto in rima, quindi è un artista. Pronto, chi è? Senti. Pronto? Pronto, chi è? Tu chi sei? Dimmi. No, ho trovato una chiamata poco fa sul mio numero. Io non chiamo proprio nessuno, lei guardi che non è il mio numero. No, fermi tutti, vi ho messo in contatto perché secondo me voi due siete le persone adatte. So che... Ma chi è che sta parlando di che cosa? Scusi, aspetti un attimo, chi è lei? Io sono Alessandro, so che lei ha un annuncio su incontri e il signore che sta parlando è un suo potenziale cliente. Lei è un mediatore, ma io non ho bisogno di un mediatore. No, ma io non prendo percentuali, eh. Io... Lo faccio per animo sui profili social. Sta prendendo per il culo, va bene. No, sarà poi Andrea eventualmente. Hai qualche sorella, qualche mamma disponibile, non lo so. No, c'è la signora appunto che è disponibile. Non so adesso il prezzo. No, con tua mamma, io dico con tua mamma e tua sorella. Ho capito, però signora Andrea, se lei mi parla di mia mamma e mia sorella di fronte a un'altra signora, quella ci rimane male, mette giù. Lo sa, signora. A me no, mi interessa come fa a contentare la mamma da sua. Do you know Mirko Scarcella? Killer Vigna. Con il suo algoritmo puntiamo i satelliti e dai tuoi social abbiamo capito che tu hai bisogno di un aiuto con una professionista dell'amore. Io ti stavo mettendo in contatto con lei. Pure con una professionista dell'amore. Pure che la basta chilo a me, Non, purtroppo l'algoritmo non è operativo su questa lingua. Faccio partire la roulette di nuovo e la metto in contatto con un'altra signorina professionista dell'amore. Una chiamata seria in conferenza di fatica. Dopo mi chiamerò tu.
fanno pure le fotografie la a me. No, 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 ecco, no, io non voglio rimanere fuori da queste cose, fotografie non vorrei vederne. Disinfestatore versus musofobica. Pronto? Sì, l'assalto, buongiorno, chi è? Io sono della disinfestazione. Mi dica. Ma io ho ricevuto questa chiamata, sono della disinfestazione. Ah, sì, ma quando l'ha ricevuta? Adesso? Sì, probabile, è la direzione commerciale di la sta contattando. Sì, grazie, sì. Però sono il centralino, ci interessa, grazie. No, signori, in realtà vi ho chiamato io. Non... Ma chi è? I signori fanno disinfestazioni, tra cui anche ratti, e so che la signora era interessata a venire a fare un sopralluogo per combattere la paura dei topi che ha. No, no, assolutamente no, no, no. No, non ho chiamato allora, ah, guardi. Non ha paura dei topi, lei? Beh, ci stai prendendo in giro. No. Ce l'avete capito che questa qui, che probabilmente la guardava in era convinta di averlo chiamato per le nuove offerte. Siamo delle brutte persone. Onoranze funebri versus potenziale cliente. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Sì, buongiorno. Pronto? Sì, pronto. Chi è? E lei che mi ha chiamato, chi è? Come? Lei se mi sta chiamando lei, mi dica chi è. No, allora ho sbagliato, ho chiamato io. Sì, ho chiamato io. Allora, io sto mettendo in contatto il signor Salvatore con... onoranze funebri, in modo che possiate accordarvi. Avevo ipotizzato che nel momento in cui il signor Salvatore prenotasse già ora la funzione funebre, che poi... No. Guardi, sì, mi... Cioè, uno prova a trovare dei clienti e questi si comportano così. Gattaro versus assicuratore. La cosa più difficile è far coincidere la chiamata, ragazzi. Perché poi ti bruci il contatto per... Sta chiamando? Pronto, papà? Sì, sì. Ha chiamato lei? Sono ragazzo del gatto. Non so se ha chiamato lei. No, ha chiamato lei. Ho ricevuto una telefonata prima, non so se dal suo cellulare. No, no. Prima ho ricevuto io la chiamata. Evidentemente c'è stato qualche problema. Senza... No. Per cui abbiamo ricevuto entrambi la chiamata. Scusate, sono stato io che vi ho messo in contatto. Io chi e il perché? E so che lei fa l'assicuratore e invece il signore sta vendendo un gatto. Ehi, come si permette a fare queste cose? Mi scusi, ma chi è lei? Io creo contatti tra le persone. Vado a creare contatti da un'altra parte. Eh no, ma io gli facevo vendere il gatto e il signore faceva un'assicurazione. Nonno versus casa di riposo. Pronto. Casa di riposo, buongiorno. Sì, dica. No, abbiamo ricevuto noi la sua chiamata. Non lo so, io ho visto questo numero. Sì? Chiamata persa. Cioè, allora un attimo solo, sì. Lei mi dice chi è, che magari l'ha contattata una mia collega e devo risalire. Che dito siete voi? Noi siamo la casa di riposo. La casa di riposo. Io non ho chiamato. E non ha neanche familiari qui da noi. No. No, signori, ho chiamato io perché il signor Alberto è un po' timido. Il signore ha comunque 84 anni, quindi sta valutando di entrare in casa di riposo. Quindi ora voi potete mettervi d'accordo. No, se vada lei in casa di riposo, io non ho bisogno. Sono in piena forma io. Non è ancora convinto, ma sarà un vostro ospite. Sì, tra poco sì, se sopravvive ai prossimi, le prossime tre cene che fa a casa. Ok. Pronto, si sente male. Peso per lei, io invece sento benissimo. Glielo dica, signor Alberto. Si vede che è la signora che ha 84 anni. Infatti, che sente poco. Cioè, io non lo so, questi qui della casa di riposo, gli trovo un cliente e questi rispondono pure male, ma le sembra modo di... Appunto. Cioè. Pronto, mi senti? Pronto. Cioè, erano in contatto, c'era già quel feeling, stava nascendo l'amore. Pronto, yeah. Pronto. Pronto. Vabbè, è l'incomprensione, ragazzi. Pronto, e metto giù. Pronto? Amore, dimmi tutto, ciao, dimmi tutto, caro. Pronto? Questo me lo senti bene, No, pronto, sentito, sì, pronto, ciao. Pronto. Ma è passata da allamarmi a odiarmi nell'attimo di secondi. Ma tu mi sa che c'hai la voce di uno dei show. Dici? Pronto?
siamo pronti, siamo pronti. Quando vuoi fare uno scherzo ad un amico o a un parente, chiama The Show. Come fare? Semplice, seguici su Instagram e aspetta la call to action o scrivi un messaggio in direct. La prossima vittima potrebbe essere il tuo congiunto, tua mamma, tuo papà, tua moglie, tuo marito, tuo fratello, tua sorella, tuo cugino, tua cugina, tuo cognato, tua cognata, tua nipote, tuo nipote. Devo rivelarle in realtà che si tratta di uno scherzo per un programma, perdonaci. Io te posso dirigere la c***a mia, no? No, ma io non le voglio le foto del pisello. Ci ha detto Tullio, no, Tullio di fartelo. Non... Sì, sì, infatti lo so, chiamato, so per insultare. Se lui vuole gli posso mandare la foto della mia con concorrendo. Ma ci tieni proprio a mandarle a questa foto? Ci ha chiamato Arianna per farle uno scherzo. Ah, ho capito. Noi abbiamo una trasmissione di scherzi, si chiama The Show. Ah, non era Francesco allora? No, no, Francesco è quello che ci ha detto di farle lo scherzo telefonico. Ah, e chi è Francesco? È un grande figlio di Ma lei è la mamma della mamma o del papà? La mamma. Ah, quindi lei è la mamma della mignola. Sì, ho capito, ok, ho capito. Vabbè, siete unici veramente. Va bene. Io mi sono detto qualche parolaccia, ma ero convinto che stavo parlando proprio con Francesco io, hai capito? Non si preoccupi, signora, è stata genuina. A noi piace così. Quindi lei in casa di riposo non ha intenzione di andarci? No, assolutamente. Va bene. Vorrei arrivare io 84 anni così, ragazzi. Ragazzi, a 100.000 like lo faremo, ma con i VIP. Metteremo in contatto un VIP con una persona sconosciuta che ci suggerirete voi su Instagram. Quindi, ragazzi, ci rivolgiamo a voi. Scriveteci nei commenti gli abbinamenti VIP che vorreste vedere in questo incredibile esperimento di mettere le chiamate in contatto. Non lo so, Fedez con un calzolaio, Tonio Cartonio con un fruttivendolo. Oppure anche due VIP tra loro, o due youtuber, due cantanti, uno youtuber e un cantante. Cioè degli abbinamenti che abbiano un senso e che secondo voi possano garantire una chiamata surreale e divertente. Scriveteceli tutti qui sotto. Quindi ragazzi, seguiteci anche su Instagram, trovate qua i nostri tag, mi raccomando. Così che ci suggerite, nel senso, le vittime degli scherzi. Perché chiama The Show, chiama The Show. Volevamo capire se voi sapevate che il 50% delle persone che guardano i nostri video lo fanno senza essere iscritte. Allora, la cosa non ci interessa. Le nostre telefonate comunque sono registrate. Quindi non vi interessa che il 50% delle persone che guardano i nostri video non è iscritta? No, non ci interessa. Le auguro buon lavoro. Vedete, alle persone non interessa questa cosa, ma a noi interessa, ragazzi. Se guardate i nostri video senza essere iscritti ci fate rimanere male. Quindi è molto semplice, iscrivetevi, cliccate qui in alto a sinistra o nell'apposito link in descrizione. Adesso la polizia arriverà da Andrea che è dietro la camera perché abbiamo usato il suo numero e insomma prenderà provvedimenti per il famoso reato di scherzo telefonico. Arrivederci. E ricorda, solo chi ama The Show, chiama The Show.